Vado giù, tappati il naso, che puzza, non guardare i morti, questo è pieno di sangue, zeppo. Poi, signor poliziotto! Oddio, ce l'abbiamo lì! Intanto, ragazzi, nella minimappa Albert ci dice che non c'è più! Non vedo più il pallino blu da nessuna. Eccolo! Cioè, ragazzi, sta dall'altra parte! Ciao a tutti, pagliacci e pagliacce, come gozzo, come state a bomba, spero tutto bene e benvenuti in questo nuovo stupendo video con Ronaldo Junior che dopo un'assenza sta ritornando molto più frequentemente del solito. Allora ragazzi, attenzione perché è stato proclamato, se vogliamo girarlo così, una corte marziale a Los Santos. Perché c'è un problema. A quanto pare la polizia sta indagando che stia girando una specie di serial killer. Ora comunque lo andremo a vedere bene anche con Ronaldo Junior. E a quanto sembra questo è veramente pericoloso. Infatti c'è stato il coprifuoco ed è vietato a tutti i cittadini di uscire di casa. Sì, certo. Come no? Iniziamo a uscire, Ronaldo Junior. Vamos, una nuova avventura dove ci possiamo rimettere la vita come sempre. Yo, quindi mi raccomando, un bellissimo mi piace e iscriviti al canale perché, come al solito, rischieremo la vita anche in questo video. Se, perché tanto so che Ronaldo Junior è così, quindi che ci facciamo? Bene ragazzi, Ronaldo Junior vi dà il benvenuto a casa sua, che ormai conoscete più che bene e conoscete bene anche perché ci abbiamo portato tipo 20 ragazze, abbiamo fatto bombe, schiere, casino. Allora ragazzi, sono qui con Albert che, vabbè, era venuto da stamattina in realtà. Quindi ancora prima che proclamassero la corte marziale il fatto del coprifuoco, Albert era già a casa mia. E adesso, vabbè, non c'è alcun problema, figuratevi. Gli ho detto di dormire a casa mia e schiere, facciamo figa, bordello, casino. Stavamo pensando di uscire, dato che fuori non c'è nessuno, non circola nessuno, hanno mandato le immagini in televisione tramite un aereo e ragazzi è completamente deserta Los Santos e stiamo pensando ovviamente di andare a indagare. Infatti Albert si sta informando un attimino su Google su quello che c'è disponibile su questo serial killer pazzo e di quello che possiamo fare. Ronaldo Junior vi invita tutti quanti a seguirmi su Instagram, se vedete salutati in tutti i prossimi video, fare dei giveaway insieme e non perdere tutti i prossimi outfit bomba. Quindi mi raccomando, passateci perché vedete ragazzi, Cristiano Ronaldo ha già imparato da me, quindi mi raccomando, 5 minuti passateci. Intanto ora diciamo sia a Ronaldo che a Giorgina che scendiamo giù in camera mia a giocare. Allora, mentre loro due parlano, penso stanno parlando anche loro del killer, noi scendiamo giù, quindi ci vediamo e non venite a disturbarci prima di domani mattina, va bene? Vabbè, fate le cose vostre, fate un altro bimbo, quello se... Vabbè, insomma, non ci interessa. Ok. Prima di tutto dobbiamo bere qualcosa, mo beviamo giù. Albert, oh, zio, scendiamo giù in camera che c'ho un posto da cui possiamo uscire senza problemi. Seppure Albert ha visto tutto, abbiamo la conferma che possiamo uscire, sta dicendo che è una pessima idea uscire e andare a caccia di un killer che, da quello che dicono, è un killer della metropolitana perché hanno ritrovato dei cadaveri in metropolitana. Senti, noi andiamo lo stesso perché, porca miseria ragazzi, noi facciamo le pazze con Ronaldo Junior e voi mi avete detto Omega, fai più cose possibili con Ronaldo Junior e io a questo punto vi accontento, anche perché vi ricordo che Ronaldo Junior non c'ha paura di niente. Andiamo per il versante della montagna, anche perché, voglio dire, non possiamo prenderci il lusso sufficientemente di andare né con la macchina o con cos'altro perché potrebbe sgamarci qualcuno. Oddio, poi Ronaldo Junior è sceso, ok. Aspettiamo, Albert, sta scendendo? Ok, Albert si è andato a menare. Si è andato a menare. No, poverino. Si è andato a menare. Non so se l'avete visto, si è andato a menare di brutto. Ok ragazzi, dopo che gli ho ripreso la bici, forse era la bici che era difettata, iniziamo ad andare. La cosa brutta è che si farà notte a breve, però abbiamo preso una torcia perché non si sa mai, possiamo riuscire a fare qualcosa. Io sto andando avanti, come vedete è totalmente deserto, aspettiamo di arrivare in città e quindi vicino alla metropolitana. Ci abbiamo messo una vita ad arrivare, io ho lasciato la bici qua dietro perché ovviamente lui era in ritardo, gli ho detto di sbrigarsi ma non si è sbrigato. Come vedete stiamo per entrare e sto morendo di fame e di sete, dovremmo mangiare subito qualcosa. Hai qualcosa nello zaino? Io spero tu abbia qualcosa nello zaino, vabbè poi ci beviamo qualcosa. Allora ragazzi, dobbiamo fare attenzione perché siamo cagati nelle mutande, questo è poco ma sicuro. E... oh, c'è una persona! Albert, c'è una persona! Non so se l'hai vista. Che
mira piano. Oddio, non mi dite che è lui. Oh mamma, ragazzi. Intanto qui c'è scritto Donut Cross. Non so se lo riuscite a leggere, lo riesco a leggere perché ho lo schermo a LED, si legge bene. Sicuramente è messo dal partito dell'FBI, della polizia. Ma sembra essere un poliziotto questo, ragazzi. Allora, non vedo bene perché è tutto buio, ma sembra essere un poliziotto. Alberto, fai piano, eh. Che se spuntasse adesso l'assassino, che dicono sia un mostro, ma non lo so, ragazzi. Uno con la faccia sfigurata, non ne abbiamo idea. Perciò sono andato a scoprire questa cosa perché sarà veramente fighissima. Poi, se vi sta piacendo, ovviamente un bellissimo mi piace, commentate se avete un secondo episodio su sta cosa, perché magari Ronaldo Junior vuole andare oltre. Comunque, dovremmo smettere di bere e iniziare ad andare a cercare, anche perché i servizi di metropolitana sono totalmente disattivati, corrente compresa. Però, appunto, dimenticando che per un'esperienza più mistica con Ronaldo Junior avevo dimenticato le cuffie. Infatti, stavo giocando senza cuffie. Vabbè, lasciamo stare, le ho trovate. Ok, Albert, ci sei? Ragazzi, ci siamo. Oddio, non ci credo, abbiamo già trovato i primi corpi. Oh mamma, Ronaldo Junior, tappati il naso, che puzza, non guardare i morti. Questo è pieno di sangue e zeppo. Oddio, ragazzi, io ho paura, tipo che giro con la torcia e ho paura di trovarmelo in bocca, sto tipo. Mamma mia. Cos'era quella sagoma? Si sentono persone parlare, ragazzi. Forse è la radio della metro che si è imputtanata. Qui, a quanto pare, altre vittime. Questo è stato proprio smaciullato. Sangue totalmente oppresso e questo sembra che sia stato sgozzato. Oh mamma. Ronaldo Junior, te la senti di andare avanti? Anche se qui, ragazzi, si vede leggermente meglio di qua. Alberto, ci sei? Ancora mi sparisci da dietro? Oh, controlliamoci le spalle, ancora mentre arriva qualcuno da dietro. Ragazzi, siccome so che questi video vi piacciono tanto, cercate di mettere un bel su mi piace, di iscrivervi al canale perché ne arriveranno tanti altri così. Ragazzi, da qui inizia la metropolitana, dobbiamo scegliere se andare a destra o a sinistra. E vabbè, proviamo ad andare da destra. Ragazzi, io sono cagato addosso in una maniera impressionante, ancora mi sbuca il tipo all'improvviso. Ragazzi, segnate questo video con le cuffie perché veramente è molto molto bello. Oh mamma! Oddio! Oddio, no, 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 no. Fra, ho trovato altri cadaveri. Abbiamo trovato altri cadaveri, ragazzi. Attenzione, io e Albert abbiamo. Oddio, sono due donne. Questa sembra non essere messa tanto male, però sembra che si sia spezzata il collo. Ok, ragazzi, sto facendo vedere ad Albert i corpi dei cadaveri che ci sono. Ma ogni tanto spegniamo le luci perché sentiamo appunto la radio parlare e siamo veramente cagati addosso. Cioè, nel senso, non vorremmo che arrivasse qualcuno alle spalle e ci prendesse. Controlliamo bene. Ok, sembra che sia tutto vuoto. Ragazzi, dovremmo procedere? Io sto cagando addosso, veramente. Procediamo, procediamo, andiamo, andiamo. Che schifo, non toccare i corpi. Mamma mia, questa ha battuto la testa, tipo. Oh mamma, piano. Se ce lo troviamo in bocca, sono mazzi da. Questo è morto proprio in agonia. Allora, ragazzi, io e Alberto ci siamo nascosti. Non so se vedete bene, ma lì nella penombra, vicino al corpo, si vede una cosa bianca nella penombra che penso sia una faccia. Oh mamma. Forse ci siamo cacciati in un guaio da cui. Non so se si vede, ma c'è tipo un tipo col coltello, vestito con. Tutto di nero. Madonna, che sembra un vecchio, mio Dio! Albert, dobbiamo andarci, sono cagato addosso. Sono cagato addosso, cioè dobbiamo andare immediatamente. Oh, porca merda! C'è lì dietro, scappa! Ce l'abbiamo dietro, ce l'abbiamo dietro! Corri, corri! No! Dove stai andando, Ronaldo Junior? Poi, signor poliziotto! Oh porca merda! Oh porca merda! Ho ucciso il poliziotto! Ho ucciso il poliziotto! Albert! No, ragazzi, veramente mi sto pisciando nelle mutande. Ok, ragazzi, l'importante è mettersi in salvo. Quello che vedo dalla minimappa è che ci sta rincorrendo. Devo cercare di scendere da queste scale. Veloce, Ronaldo Junior, veloce, che se ti putti fa niente. No! Ecco proprio quello che intendevo. Siamo praticamente morti. Corri, Ronaldo Junior, corri! Corri, non sono riuscito a dirvelo. Siamo riusciti a seminarlo, o meglio. Oddio, ce l'abbiamo lì! Intanto, ragazzi, nella minimappa Albert ci dice che non c'è più, non vedo più il pallino blu da nessuna. Eccolo! Cioè, ragazzi, sta dall'altra parte! Ci siamo completamente divisi, c'è quello lì che ci aspetta. Ok, la situazione non è per niente facile. In ogni caso, io vi invito a mettere un bellissimo mi piace e a commentare se avete il secondo episodio. Oppure, ragazzi, se semplicemente scappiamo e questa avventura finisce qui. Anche se il killer della metropolitana, ragazzi, sembra essere una cosa interessante. Quindi, mi raccomando, nei commenti ditemi cosa vorreste vedere. Io vi ringrazio per essere stati con me anche quest'oggi. E
previsto questo video insieme a me, Ronaldo Junior. Ricordo che in descrizione trovate il mio Instagram per seguirmi ed essere salutati in tutti i prossimi video. Quindi mi raccomando, ragazzi, passateci, che sono solamente 2 minuti. Quindi se ci tenete a un negozio, fatelo, mi raccomando. Noi ci becchiamo al prossimo video. Augurate buona fortuna a Ronaldo Junior e bella per tutti quanti. Ciao!